Mettete un like, intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video e seguitemi su tutti i canali YouTube. Ovviamente, abbonatevi al canale e potete anche fare una donazione al canale, basta cliccare sul tastino col dollarino. E allora cerchiamo di ritrovare fiducia in se stessi. Questo video può aiutare a ritrovare fiducia in se stesso, un video motivazionale che ti può portare fiducia in te stessa, fiducia in te stesso. Allora, cosa possiamo fare per sviluppare la fiducia in noi stessi? Allora, la fiducia deriva da una visione positiva delle nostre capacità. È importante imparare ad avere una visione estremamente positiva di noi stessi, senza ovviamente eccedere, dobbiamo calibrarci nel modo giusto, nel momento giusto e senza ovviamente eccedere dall'altra parte arrivando a un delirio di onnipotenza, ma tu hai diritto a sviluppare fiducia in te stessa, in te stesso. Tu hai diritto a stare bene, tu hai diritto a raggiungere gli obiettivi della tua vita e soltanto alimentando questa energia, soltanto alimentando questa forza che è presente dentro di te, tu potrai, tu otterrai fiducia. Questo video contribuisce ad aumentare la fiducia, la self-confidence, la fiducia in te stesso, perché tu hai queste risorse. Queste risorse sono presenti dentro di te. Devi soltanto attivarle, devi soltanto far sì che si manifestino, devi soltanto far sì che si sviluppino. Ma questa possibilità è presente dentro di te, quindi tu hai tutte le possibilità di manifestare ora, nel qui ed ora, nel momento presente, la giusta fiducia in te stessa, la giusta fiducia in te stesso. E allora come fare? Quali sono i metodi che si possono usare per sviluppare questo? Allora, intanto devi imparare a rispettare. Rispettare te stessa, te stesso, apprezzare le tue qualità e non cercare per nessun motivo di essere come gli altri, anche perché tu sei unico e quindi sei meglio degli altri. Ciò che costituisce il tuo vero essere, devi amarlo, salutiamo la nostra Sissi, devi comprenderlo, devi accettarlo. E quindi le decisioni e le difficoltà della vita che tutti hanno devono essere filtrate attraverso il rispetto verso se stessi. Tu non puoi affidarti al tuo ego, l'ego è una maschera, è un falso, è un fake, non è la nostra parte più profonda. Noi per avere fiducia in se stessi, in noi stessi, dobbiamo affidarci alla nostra parte più profonda. E smettere ora, qui ed ora, in questo momento, di preoccuparti cosa gli altri pensano di noi. E facciamo ancora gli auguri a Sissi per i suoi 97 anni compiuti oggi e al suo fidanzato Pippoli, la coppia del secolo. Ne stanno parlando tutti i quotidiani, Pippoli e Sissi fidanzati. Chissà quanto durerà questa relazione. Allora, quando smettiamo di preoccuparci di ciò che gli altri pensano di noi e abbracciamo invece una vita concentrata sulla nostra parte più profonda, ecco lì che automaticamente avremo il rispetto di noi stessi. Ma è vero anche al contrario. Io non posso rispettare le altre persone, non posso rispettare le altre persone se per prima cosa non rispetto me stesso. Faccio un esempio, non posso dare dei soldi a qualcuno se io non ho soldi, e questo è il punto fondamentale, ma anche nella beneficenza, no? Per fare beneficenza devo avere soldi, se no che beneficenza faccio? Quindi se voglio amare gli altri, se voglio essere amato dagli altri, devo in prima istanza amare me stesso, non dobbiamo limitarci,
Noi non abbiamo limiti, i limiti sono solo un'illusione mentale che dobbiamo tassativamente superare. Non è che devi raggiungere la perfezione, ma devi raggiungere ciò che è buono e giusto per te. Ciò che è buono e giusto per te. Ma come non vi conoscete? Se avete copulato già una volta al parcheggio della polizia. Allora, questo è molto importante. Quando qualcuno ti manca di rispetto, tu non riesci a fare nulla. Non devi più prendere in considerazione questa persona. Le persone che ti mancano di rispetto, che non ti rispettano, devi tassativamente escluderle dalla tua vita. Devi tassativamente escluderle dalla tua vita. Rispettare se stessi significa dare priorità al nostro benessere fisico, al nostro benessere mentale, al nostro benessere emotivo. Dobbiamo stabilire confini sani con le altre persone. Le persone che sono degne della nostra attenzione sono le persone che ci danno stima e considerazione. Quindi non importa, non devi cascare nel ma io lo amo. Se una persona non ti dà stima e considerazione, se una persona non ti considera, se una persona non si mette a complementare la tua esigenza, devi levartelo dai coglioni. La fiducia in se stessi è come una fortezza. L'amore per noi stessi è come una fortezza, è una protezione. E noi dobbiamo imparare a prendere rifugio in noi stessi. Se hai a che fare con una persona irrispettosa, devi subito levartela dai coglioni. Questo è il modo migliore. Il modo migliore anche per imparare a costruire la fiducia, a costruire l'autostima, e dobbiamo fare focus su quelli che sono i nostri valori, su quella che è la nostra dignità. Ovviamente essendo anche responsabili delle nostre azioni. Quindi tieni presente che devi imparare a essere responsabile delle tue azioni, perché le tue azioni ti porteranno a migliorare definitivamente la tua vita. E allora, se vuoi imparare a migliorare la tua vita, ti chiedo in questo momento di metterti in una posizione comoda, tranquilla, con le spalle rilassate, le braccia rilassate, e ascoltare semplicemente il suono della mia voce. E mentre ascolti il suono della mia voce, respiri, puoi tranquillamente portare l'attenzione sull'aria che entra e che esce dai polmoni. E mentre l'aria entra e esce dai polmoni, ti rilassi sempre di più. E mentre ti rilassi sempre di più, lascia che un'energia, l'energia dell'amore, penetri dentro di te. Ad ogni ispirazione, l'energia dell'amore penetra dentro di te dalla tua fronte, e la tua fronte respira, e la tua mente respira, e questa energia si diffonde potente e benefica in tutto il tuo corpo. E senti crescere sempre di più dentro di te la fiducia nelle tue capacità, la fiducia in quello che sei. E tu puoi sviluppare un corpo di luce, vedere come se fosse energia vitale, una luce che risplende dentro di te. E via via che questa luce risplende dentro di te, la tua autostima cresce, la tua percezione del sé cresce. E basta che chiudi il pugno della mano sinistra e ripeti dentro di te: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Ripetilo ancora una volta, aprendo e chiudendo il pugno della mano sinistra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Adesso lascia andare il pugno della mano sinistra, riporta l'attenzione sul respiro, rendendoti conto che la tua autostima sta crescendo,
e giorno dopo giorno la tua vita migliora, giorno dopo giorno sotto ogni aspetto la tua vita migliora e diventerai veramente la persona più importante del mondo. E adesso quindi puoi tranquillamente riaprire gli occhi sentendoti bene, tranquilla, tranquilla e rilassato. E hai iniziato a costruire questo processo di autostima in questo modo, perché talvolta bisogna essere trattati come bambini e come bambini, come un bambino, salutiamo Rosy, può imparare a valorizzare te stessa e aumentare la probabilità che tu possa essere una persona che davvero vive amore. L'amore è un'energia che devi imparare a dare e ricevere gratuitamente, senza secondi fini. L'energia dell'amore cresce soltanto quando è dato amore per amore. Salutiamo anche il nostro Crazy Robby, reduce dalla balera con le carampane della festa della donna. Noi siamo consapevoli, dobbiamo diventare consapevoli che nessuno può sminuire il nostro valore se noi non glielo consentiamo. Nessuno può sminuire il nostro valore se noi non lo permettiamo. Quando noi impariamo veramente ad apprezzare noi stessi, quando noi impariamo veramente ad avere fiducia, impareremo a trattare gli altri come vorremmo essere trattati. Questo è un punto fondamentale. Rispetto a come ci trattiamo a vicenda, alcuni di noi fanno le cose sbagliate, cioè danno energia a chi non la merita. Quindi la prima cosa per rispettarti è togliere energia, togliere forza a chi non la merita. Questa è una conoscenza di fondamentale importanza, perché il nostro senso di sé è alla base di come noi trattiamo noi stessi. Quindi dobbiamo imparare a non dare le perle ai porci, dobbiamo imparare a non dare energia, dobbiamo imparare a non dare energia a chi non se la merita. Non dobbiamo mai accontentarci, e dobbiamo sempre avere un sogno, perseguire un sogno in armonia e in pace con la nostra coscienza, in piena libertà. La chiave della felicità è imparare ad amare e ad accettare se stessi. E quindi ripeti quotidianamente il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Se tu dai valore a te stessa, a te stesso, puoi ottenere qualsiasi cosa, puoi realizzare qualsiasi cosa, puoi manifestare qualsiasi cosa. È un punto molto molto importante. Il rispetto di sé si guadagna anche quando si è soddisfatti di ciò che si è. Quindi impara ad avere la massima soddisfazione di ciò che sei e di ciò che diventerai. Devi trattarti ora, in questo momento, con rispetto e con amore. Perché le persone raccolgono questa energia e se sentono che tu tratti te stessa o te stesso con rispetto e con amore, anche loro ti tratteranno con rispetto e con amore, perché la tua forza interiore si sprigionerà e si diffonderà potente e benefica verso gli altri. Noi abbiamo diverse forme di comunicazione. Una di queste forme di comunicazione è la comunicazione energetica. Non puoi rispettare te stesso se non fai le azioni. Noi ci rispettiamo attraverso le azioni, azioni d'amore verso noi stessi. E dobbiamo anche sviluppare, oltre all'autostima, un'altra capacità che è l'autoefficacia. L'autoefficacia che cos'è? Salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple. L'autoefficacia che cos'è? È la fiducia nelle nostre capacità, è la fiducia di influenzare il nostro futuro, la fiducia nella capacità di influenzare il nostro futuro. A differenza dell'autostima, che è il valore percepito,
come noi ci percepiamo, l'autoefficacia si basa sulla fiducia nelle proprie capacità, salutiamo anche Sabrina, nella fiducia nelle proprie capacità, nella fiducia di poter affrontare gli ostacoli futuri in ogni ambito della nostra vita. E noi possiamo coltivarla certamente attraverso lo sport, certamente attraverso uno stile di vita positivo e avendo piena fiducia, quindi autoefficacia in noi stessi. Quindi l'autoefficacia riguarda il lungo termine, se vogliamo, la capacità di avere autostima nel futuro, la capacità di poter affrontare le cose positive nel futuro, mentre l'autostima riguarda di più il tempo presente. E queste due capacità noi possiamo svilupparle attraverso l'azione. Anche se l'espressione, diciamo, fiducia in se stessi viene spesso usata in modo improprio, che cos'è la fiducia in se stessi? È la stima che noi abbiamo, la valutazione che noi abbiamo delle nostre capacità, dei nostri talenti e di noi stessi come persone. La fiducia in se stessi è simile all'autoefficacia perché si concentra sulla capacità di avere delle prestazioni in futuro, ma si basa anche su quello che di buono abbiamo vissuto nel nostro passato, perché nel nostro passato ci sono tantissime cose positive e tantissime cose negative. Noi dobbiamo focalizzarci su quelle positive per sviluppare autoefficacia. D'altra parte, anche tu sei stato un bambino piccolo, anche tu sei stata una bambina piccola che magari non sapeva camminare e poi sei caduto tante volte, ma alla fine hai imparato a camminare. Sarai andato a scuola, avrai avuto difficoltà a leggere le lettere, avrai avuto difficoltà. Queste lettere sembravano tutte uguali, la A si assomigliava alla U. La M si assomigliava alla N, le lettere sembravano tutte uguali, avevi difficoltà anche a scrivere una semplice parola come mela, ad esempio, e una semplice parola di quattro lettere, ma poi piano piano agendo, salutiamo la nostra Betty Cottage, sei riuscita a raggiungere questa abilità, questa capacità e quindi anche tu avrai avuto difficoltà a imparare ad andare in bicicletta, eppure, piano piano, provando, cadendo, sei riuscito ad andare in bicicletta. Quindi hai sviluppato una autoefficacia molto forte, soltanto che non ne sei consapevole, non sei consapevole. L'autoefficacia è proprio la fiducia in se stessi. Nella tua capacità di affrontare qualsiasi cosa nella tua vita. E l'autostima e la consapevolezza invece che anche questa cosa la puoi fare nel qui ed ora, nel momento presente. Salutiamo Betty Cottage, ci invito tutti ad andare a Venezia, a Campo Manin, la nostra bravissima pittrice Betty Cottage, fatevi fare un ritratto. Quindi nel definire che cos'è il rispetto di se stessi? Perché è molto importante capire cosa significa rispettare se stessi. Il rispetto di se stessi ovviamente parte dall'autostima, che è l'opinione che noi abbiamo su noi stessi, è l'opinione espressa da se stessi verso se stessi, indipendentemente dai fattori esterni. Quindi io esprimo un giudizio positivo di me stesso, indipendentemente da quello che capita all'esterno. L'autostima è una qualità che può essere soggetta a cambiamenti e noi possiamo dominare, possiamo svilupparla, possiamo farla crescere. Ovviamente l'autostima non ha nulla a che vedere con il narcisismo, perché il narcisismo è un senso esagerato della propria importanza, è il risultato di livelli malsani. Salutiamo anche Roxy, è il risultato di livelli malsani di autostima. I livelli di autostima eccessivamente alti o eccessivamente bassi hanno effetti negativi. Noi dobbiamo avere una visione positiva, ma una corretta visione della realtà, essere ancorati alla realtà.
E questa sarà la fonte di sicurezza. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e conoscere se stessi. Sono due ingredienti fondamentali, no? Avere fiducia e conoscersi sono due ingredienti base della propria autostima. Saper gestire le proprie esperienze interne, perché i nostri pensieri, le visualizzazioni, quello che pensiamo all'interno, determina quello che avremo all'esterno. E quindi dobbiamo imparare tutto questo. Dobbiamo imparare che abbiamo diversi bisogni e per avere una buona autostima dobbiamo prima soddisfare altri bisogni, come diceva Maslow. Dobbiamo prima imparare a soddisfare i bisogni fisiologici senza dipendere dagli altri. I bisogni di sicurezza, i bisogni di amore, i bisogni di appartenenza. Quando abbiamo sviluppato e realizzato questi bisogni, possiamo farlo con la fiducia in noi stessi, avremo un'autostima che sarà al top e potremo concentrarci proprio sulla nostra autostima. È evidente che tu devi necessariamente avere fiducia in te stessa, in te stesso, perché questa è di importanza strategica. Il cuore di ogni persona batte all'unisono con questa invisibile catena di ferro. Quindi salutiamo Yelena, dobbiamo far battere il cuore in sintonia con la nostra autostima. Se sei sicuro di te, farai meglio nella tua vita, in tutte le aree della tua vita. Quindi è giunto il momento di aumentare il tuo senso di autostima e avere successo, educarti all'autostima. Nella società odierna, noi spesso non siamo educati all'autostima perché ci sono il mainstream che ci tartassa, ci fanno deprimere, vogliono farci deprimere, ma noi possiamo superare tutto questo. Possiamo anche sperimentare la paura, perché oggi vogliono farci vivere paura in tutti i modi, anche con il Baobao e il siero miracoloso, il siero magico. Ci hanno voluto far paura perché il Baobao faceva paura e poi ti hanno dato il siero magico come soluzione al Baobao, ma questo è stata una manipolazione per governare le nostre paure, perché chi governa le nostre paure governa noi stessi, quindi ci deve essere utile questa esperienza per non cadere mai più nella trappola di temere il Baobao. Di temere il Baobao, noi non dobbiamo temere il Baobao e non dobbiamo avere bisogno del siero magico perché abbiamo bisogno delle nostre risorse. Perché abbiamo dei predatori che vogliono predarci energie, ci vogliono generare terrore, ma noi possiamo superarlo con la fiducia in noi stessi. Aumentando il senso del nostro valore. Abbiamo questa capacità e possiamo sfruttarla di aumentare il senso del nostro valore, cioè avere una buona opinione di ciò che siamo in grado di fare, di quelle che sono le nostre capacità. E per fare questo dobbiamo imparare a entrare in contatto con le emozioni che accompagnano la fiducia in noi stessi, le emozioni, queste emozioni positive devono invadere, devono attraversare totalmente la nostra vita, devono diventare delle dimensioni, delle emozioni che siamo in grado di gestire, che siamo in grado di governare totalmente. Quindi impara a concentrarti su te stesso, impara a concentrarti su te stessa. Per sviluppare in modo profondo questa capacità e aumenta anche le tue riserve di energia. Una pratica molto utile per aumentare le proprie riserve di energia, per sentirsi bene, è fare esercizio fisico in modo regolare. Le persone che fanno esercizio fisico in modo regolare, io
suggerisco l'esercizio con i pesi che dà tonicità, dà energia, forgia il tuo muscolo, facendo in modo che il tuo muscolo non sia flaccido come potrebbe essere il flaccido e moscio il nostro muscolo del nostro Pippoli, ad esempio, ma attraverso l'esercizio fisico il muscolo si può gonfiare, diventare forte in modo tale che la nostra sissi possa essere soddisfatta. Quindi l'esercizio fisico regolare è associato a livelli più elevati di fiducia e ha degli effetti molto importanti sulla nostra immagine, sull'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi dobbiamo concederci il tempo di fare le cose, concederci il tempo di ottenere dei risultati. E devi anche avere un'idea chiara, precisa dei tuoi obiettivi, perché in questo modo potrai valutare, monitorare il progresso verso i tuoi obiettivi. Fatti i complimenti, celebra i tuoi successi. Celebra ogni volta che raggiungi un obiettivo. Questo è un altro punto molto importante. E dobbiamo effettuare dei rituali positivi nella nostra vita. Il rituale focalizza le cose, quindi trovati delle abitudini positive, trovati dei rituali positivi. E l'opinione che noi abbiamo piano piano diventerà sempre migliore, quindi si rafforzerà la nostra autostima, perché noi potremo percepire la nostra bellezza, la nostra capacità, potremo percepire la nostra unicità e sentirci veramente meglio, veramente diciamo in armonia con noi stessi, con gli altri, tutto ciò che ci circonda. Se seguirai queste indicazioni e inizierai a sviluppare questo stato d'animo, potrai aumentare drasticamente la fiducia in te stesso, potrai avere fiducia e attraverso la fiducia raggiungere ciò che è veramente buono e giusto per te. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella.